La Edil 83 è nata nel 1983 a Teramo, con una sede a San Nicolò Tordino, dopodiché si è aperto un altro punto vendita a Teramo e nel 2016 ha aperto altri due punti vendita, uno a Castelnuovo Albomano e uno a Giulianova, sempre nella provincia di Teramo. Siamo un'azienda con 4 punti vendita più uno showroom con 29 dipendenti. C'è stato un cambio generazionale, sono entrate le figlie, che una è Federica che sta con me, e adesso praticamente andranno avanti loro con la speranza che facciano bene, come hanno fatto i nostri, cioè noi genitori, io e mia moglie Rosanna. Per quanto riguarda l'edilizia, diciamo, privata, è un po' ferma perché ecco, con il super bonus, col 110 si è sviluppato tutto, diciamo, il lavoro con queste, diciamo, agevolazioni fiscali che ci sono state. Adesso si sta ritornando con un po' di edilizia privata piano piano e si sta preparando anche con questa, con il PNRR. Sono previste lavori di scuola e opere pubbliche. Come azienda stiamo affrontando adesso il cambio generazionale con l'ingresso mio e di mia sorella. Per quanto riguarda, diciamo, ci siamo divise le due aree aziendali che sono l'edilizia pesante e le finiture. Mia sorella si occupa principalmente delle finiture, io dell'edilizia pesante per quanto riguarda gli acquisti. Devo dire che siamo molto fortunate perché siamo cresciute, nate e cresciute in questa realtà aziendale, quindi diciamo che l'edilizia ci scorre nelle vene. La partnership con Adelberg è nata nel 1990, dopo ci sono stati dei momenti con cui abbiamo collaborato, dei momenti che abbiamo sospeso gli acquisti e adesso da 6-7 anni che praticamente il rapporto è continuo. Il prodotto più richiesto sono i cementi, per quanto riguarda il cemento 3,25, 4,25 e quello che può essere anche il cemento per i massetti.